Ciao ragazzi, bentornati in questo per mio nuovo video. Oggi mi viene da ridere perché ho appena scoperto tipo chi è Danny Lazzarin. Ho guardato alcuni suoi video e ho scoperto che è anche da Padova, quindi non tanto distante da qua. Il giorno mi fa morire da ridere. È veramente uno showman come parla nei video di qua di là, mi fa spaccare, è veramente simpatico. Quindi se guardate i suoi video sicuramente mi morite da ridere. Vabbè, a parte questo, oggi parliamo di una cosa che ogni volta che la sento... Vabbè, il che ho appena fatto non vuol dire niente. Però ecco, ogni volta che sento questa domanda di cui vi parlerò adesso, vado sempre a dare la stessa risposta e poi la risposta è sufficientemente importante, sufficientemente esaustiva. Quindi, oggi rispondo a questa domanda. Ma io non riesco a fare la verticale. È perché mi manca forza nelle braccia? Punto di domanda. Allora, io di solito quando mi viene fatta questa domanda, prima di andare a fare giri astrali di congetture, dico sempre una cosa: non metterti a fare la verticale libera se non la sai fare. Prova a fare la verticale con la schiena al muro. Perché con la schiena al muro? Perché la condizione sufficiente e minima per andare a far capire a una persona quanta forza ci serve per fare la verticale. Quindi molto semplicemente, gli chiedete di fare una verticale con la schiena al muro. Se questa persona, appoggiando i piedi, riesce a mantenere le braccia, ok, l'omero completamente in flessione, o simile, dai, non proprio alla perfezione, ma soprattutto il gomito in estensione, sicuramente ha la forza per fare la verticale. Come mai allora ci sono persone che riferiscono il contrario? Cioè, secondo me non ho la forza per farla verticale. Perché quando la provano e si tuffano in verticale, succede che magari vanno con le spalle avanti. Andando con le spalle avanti e braccia tese, inizia a diventare un lavoro più simile alla planche. Se non hai forza di spalle, non è una cosa che correggi. Distinto, il corpo cosa fa? Ti fa piegare le braccia. Ma cavolo, allora diventa quasi un piegamento in verticale ad esistere in quella posizione lì. Ed è difficile che una persona che non ha mai fatto niente di corpo libero riesca a farlo, perché un piegamento in verticale non è una cosa che si impara il giorno dopo in 30 secondi. Quindi anche quando pieghi le braccia ti senti cadere. Di conseguenza il ragionamento che si fa a cascata è: porca miseria, non riesco a restare su perché mi manca forza nelle braccia. No ragazzi, non è così. Siete voi che state sbagliando l'entrata in verticale perché non conoscete come si fa, non sapete come correggerla, non conoscete la spinta delle gambe, non conoscete la tecnica e vi andate a ritrovare in tutte quelle situazioni che potenzialmente vi fanno credere che il problema sia di forza, quando in realtà se fate una verticale con la schiena al muro riuscite a stare su tranquillamente 10, 20, 30 secondi. Quindi il succo del discorso è: per fare la verticale più di tanta forza non serve. Allora dov'è che serve forza? La forza serve quando la dovete correggere e quindi di conseguenza impararla bene, cercare di andare a ridurre al minimo le condizioni, può essere una buona strategia per fare in modo che l'apprendimento della verticale diventi un problema tecnico e non un problema di forza. Ciao ragazzi!